Quanto è importante diffondere la cultura della prevenzione? In Italia abbiamo una grande tradizione di cultura della prevenzione, sì, ma in parte dell'intervento post-sismico. È strano, ma è così. La cultura della prevenzione è una cultura che non paga. Non paga da un punto di vista, se vogliamo, politico. Perché questo? Ma questo perché in realtà far prevenzione significa investire soldi senza sembra una motivazione diretta che è data dal concetto di causa-effetto. Succede un dramma, interviene sempre emotivamente la società per far qualcosa contro. Prevenire è assolutamente necessario. 30 anni fa Grandori diceva che se spendessimo i soldi per prevenire, entro 30 anni avremmo noi messo in sicurezza tutto il nostro patrimonio edilizio, ma anche patrimonio culturale, eccetera. Ecco, sono passati 30 anni e le cose non sono successe perché la prevenzione non è stata fatta. Non crede che troppo spesso in questi anni siano stati dati finanziamenti a pioggia, senza una politica vera, con della priorità degli interventi? I finanziamenti vengono fuori dopo il dramma, come dicevo prima. I finanziamenti a pioggia vengono fuori su progetti di grande immagine politica. Parliamo sempre di grandi strutture che devono scandalizzare, devono far creare nella società, nell'opinione pubblica, un effetto appunto di accoglienza e di stupore. Sul terremoto non ci sono stati mai interventi a pioggia, sono sempre stati localizzati. Dipende dalla politica che anche in questo caso si intenderà fare. Cioè dipende dal modo in cui vogliamo finanziare gli interventi nei singoli casi.